Nello scorso tutorial, oltre ad aver scritto piano reel anziché piano roll, vi avevo anche promesso che avremmo creato una melodia. Questa promessa non è stata mantenuta e ho creato invece una linea di basso. Questa volta proveremo invece a creare una melodia. Inoltre parleremo anche del Mixer FX, che è il mixer in cui potremo vedere quale sarà il livello di tutti i nostri suoni, dove potrebbero esserci distorsioni. O in caso in cui sentiamo le distorsioni potremo capire da dove queste vengono, se vengono dall'aggiunta dei vari strumenti o se già un singolo strumento crea delle distorsioni. Cosa che po potevamo già più o meno vedere, in linea del tutto generale, dal grafico, sì, dal visualizzatore dell'uscita principale, dal grafico dell'onda. Perché quando c'è distorsione il grafico si colora di rosso, quando non ce n'è invece rimane verde. Comunque vediamo subito come fare. Per aprire Mixer FX basterà premere su questo pulsante oppure su F9. Ed ecco che si apre questa finestra qua, la finestra del mixer. Se noi proviamo a suonare adesso il nostro brano, vedremo tutti i suoni concentrati in uno stesso posto, nel master. Viceversa dobbiamo creare altri canali del mixer su cui inserire ogni suono. Ne creiamo tre. Nel primo voglio che ci sia il basso. Faccio doppio clic e scrivo basso. Nel secondo voglio che ci sia le percussioni. O più brevemente, drums. Nel terzo poi vedremo cosa metterci. Non ho ancora fatto nulla, ovviamente. Andrei sulla traccia strumentale del basso. E modificare questo numerino qua. Mi ho detto che il basso è l'FX numero 1 e quindi qua aumenterò di 1. E quindi adesso il basso sarà visualizzato qui, oltre che nel master. Per quanto riguarda invece i drums, dovremo andare su ognuno di loro e inserire 2, 2, 2 e 2. Ora se proviamo a suonare. Notiamo con piacere che tutta la distorsione qui era visualizzata, era in realtà la batteria. Quindi se abbassiamo la batteria di molto, otteniamo un suono leggermente più pulito, anche se abbiamo abbassato la batteria. Ci sono vari metodi per modificare il suono in modo da non ottenere troppa distorsione. Qui sta alla bravura del compositore. Ma proviamo invece a creare una melodia. Ossia, prendiamo un plugin strumentale o un preset che ci piace. Io prenderò un preset. E prenderò, per esempio, prendiamo un synth. Vediamo cosa viene fuori con questo. Ok, questo gli darò il canale FX3. E proviamo a inserirlo in tutto questo. Quindi proviamo a scrivere qualcosa. Per scrivere qualcosa mentre suona il tutto, basterà intanto ripetere il tutto e premere su questo. So che io non sono abituato a fare così e quindi scriverò come di norma. Mi pare che dopo il Fa ero salito a Sol.
Quindi magari qua ci metto un re. E poi la melodia saliva a si. E quindi io vado a proviamo qualcosa del genere. Che ho fatto un errore. È abbastanza strano che abbia messo un mi. Ok, è venuto fuori qualcosa di decente. E quindi posso inserire qua e provare a suonare. Diciamo che è un pochettino stonano tra di loro in questa parte, perché qui ho suonato sì e qui ho suonato mi, sì. Non so bene perché hanno stonato. Comunque, come detto, ho alzato un po' il volume della melodia e abbassato quello del basso perché ha abbassato quello del basso. Perché mi interessava di più la melodia. Quindi, questo è come si utilizza il mixer. Il mixer contiene tante altre funzioni. Questi pulsantini send, ad esempio, fanno molto pensare. Ma li vedremo in altre puntate. Con queste funzioni potete provare già a scrivere qualcosa di vostro. Non avrete alcun problema per la maggior parte delle cose. Ma vedremo meglio nei prossimi tutorial altre funzioni che renderanno la vostra traccia più interessante. Con queste l'abbiamo resa possibile. Con le prossime la renderemo interessante.